Vediamo qualche dettaglio sui processi che hanno causato il forte terremoto in Giappone del 11 marzo 2011. La prima cosa che dobbiamo chiarire è il fatto che ci troviamo di fronte al più grosso terremoto del catalogo della storia giapponese. Non si aspettavano un terremoto di magnitudo 9 in questa zona e infatti in questa figura vedete queste ellissi, questi fagioli che identificano i terremoti storici come quello del 1933, magnitudo circa 8 in questa zona, terremoto del 1896. E tutta questa zona meridionale dove ci sono stati numerosi terremoti di magnitudo compresa fra 7 e 8 che non hanno mai rotto tutta questa porzione del margine di placca interamente. La zona coperta dagli aftershock, che sono le repliche, cioè i pallini rossi, dà un'idea della dimensione, dell'estensione della frattura lungo il margine di placca. Una dimensione di circa 500 km in questa direzione lungo il margine di placca. E circa 200 km perpendicolarmente. Ci troviamo quindi di fronte al più forte e più grande terremoto della storia, del Giappone, almeno da quando ci sono informazioni o strumentali o sugli effetti di questi terremoti. In questa figura viene riportato quella che è una stima preliminare della porzione di crosta che si è fratturata lungo il margine di placca durante il terremoto, che è questo rettangolo, che come dicevo prima è circa lungo 500 km e 200 km. E questa zona colorata rossa e gialla dà un'idea dello spostamento relativo delle due placche, quindi quanto una placca si è spostata rispetto all'altra, che raggiunge dei valori, come potete vedere, intorno a 20 metri. Sono degli spostamenti enormi. Quindi questo ci dice due cose. Ci dice innanzitutto che pur trovandoci di fronte al terremoto più grande della storia giapponese, magnitudo 9, lo scuotimento che ha prodotto sulla costa e sui paesi è stato rilevante, ma il sistema di prevenzione giapponese, cioè di mitigazione degli effetti dello scuotimento del terremoto sugli edifici, sui manufatti e sul patrimonio abitativo, è stato molto positivo. Perché ci sono stati relativamente pochi morti e pochi danni come collasso di edifici causati dal terremoto, considerando che stiamo parlando di un magnitudo 9. La seconda cosa che questa figura ci dice che lo spostamento sul fondo del mare, perché tutto questo rettangolo che voi vedete qua, giace in profondità nel margine delle placche, in profondità sul fondo oceanico e quindi è proprio questo spostamento relativo delle placche che causa il movimento della colonna d'acqua che giace sopra, che è l'innesco dello tsunami. L'altra cosa che questo ci dice che il sistema molto sviluppato di early warning giapponese ha funzionato e che quando il terremoto è iniziato in questa porzione della faglia, del piano di frattura, e le prime onde sismiche sono state irraggiate, il sistema di allerta automatico che era in funzione in Giappone ha permesso di fermare i treni, ha permesso di dare un allarme e quindi ha permesso di attivare quei meccanismi di evacuazione che di solito si programmano per un terremoto molto forte in un'area ad elevato rischio sismico. Quello che invece è stato sorprendente e che in qualche modo ha sorpreso il sistema di prevenzione e di sorveglianza giapponese è stata l'entità dello tsunami. In questa figura vedete col colore il mappato l'ampiezza delle onde, questa è solo una simulazione, e in queste ci sono invece le boe che hanno misurato. Sono state fatte delle misure in oceano aperto, comprese fra 1 e 2 metri. Che è una misura enorme perché in oceano aperto lo tsunami non dovrebbe generare l'onda. L'onda viene generata quando l'impulso che viene trasmesso alla colonna d'acqua dal movimento delle placche che ho spiegato prima arriva ad interagire con la batimetria, vale a dire il fondo dell'oceano si diminuisce e quindi fa sì che l'onda cresce, la cresta si innalza fino a rompere sulla costa. E sulla costa sono arrivati ad avere delle onde superiori ai 10 metri.
Il sistema giapponese prevedeva un'evacuazione della zona a 3 metri di livello di onda di tsunami e i sistemi, le dighe di sbarramento e di protezione in alcune zone, inclusa la centrale nucleare, erano 6 metri circa. Lo tsunami è stato molto più alto e quindi non è stato possibile proteggere la costa e la popolazione da questo effetto catastrofico. Bisogna chiarire per concludere un fatto, e cioè che un terremoto non necessariamente corrisponde ad uno tsunami, e anche quando il terremoto genera uno tsunami, la forza, l'energia dello tsunami dipende dai numerosi dettagli della sorgente, del meccanismo di innesco del terremoto, per cui da questi dati preliminari ci troviamo forse, verosimilmente, di fronte a uno dei più forti catastrofici tsunami della storia.